Castello d'origine dei conti del Tirolo a partire dal XII secolo è sicuramente la culla dell'Antirol e da quando si è costituito il Gecte Euregio, il 13 ottobre del 2011, è diventato anche castello simbolo dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Dall'anno scorso la gestione del castello è nelle mani dello storico Leo Andergassen. Siamo andati a trovarlo per parlare del suo amore per la storia dell'arte e delle sue visioni per Castel Tirolo. Se mi ricordo bene, già nella scuola elementare ero in cerca di guide turistiche, di guide storico-artistiche, perché mi interessavano questi vani storici, sia le chiese sia anche i castelli. Questi erano veramente il mio primo amore, come si vede nella mia biografia, questo nesso, contesto tra storia dell'arte o tra l'arte e me è diventato un programma di vita. Dal 1998 al 2007 Andergassen è stato direttore del Museo Diocesano di Bressanone, in seguito è stato riconfermato per 5 anni sovrintendente, negli ultimi anni ha assunto la direzione del Museo di Castel Tirolo. Avevo proprio la fortuna di poter dirigere questo museo storico-culturale, che lo vedo anche sotto questo aspetto storico-culturale, perché nell'argomento della cultura confluino tanti argomenti che costruiscono la nostra vita. E secondo il mio concetto, un museo è sempre un luogo di incontro per i singoli, anche per gruppi, per interi gruppi sociali. Un museo è, diciamo, un luogo di memoria, ma anche un luogo di ritrovamento nella contemporaneità, cioè nel tempo di oggi. Perché noi siamo viventi, la storia è da una parte una realtà, ma anche una virtualità, no? Perché ognuno la storia si sente in un altro modo. Perciò questo museo è questo punto di fermento, questo luogo di fermento, di ritrovare se stesso in un circuito più grande. E sono molto lieto, non è solamente un museo, no? Ma è anche luogo per rappresentazioni culturali, cioè abbiamo i concerti, abbiamo feste d'incontro, anche col Trentino. Con grande orgoglio il direttore Andergassen parla dell'ultima mostra unica nel suo ambito, dedicata alla ritrattistica infantile dal 1500 ad oggi. Non è una mostra storico-artistica, anche se sono esposti ritratti, ma qui si ha veramente la possibilità di osservare le diverse fonti per la rappresentazione, le diverse situazioni della storia sociale, perché il ritratto nasce naturalmente nelle alte case dei principi. Al centro del nucleo del castello c'è senza dubbio il mastio, nel quale viene rappresentata in ambito museale la storia contemporanea dell'Alto Adige fino al termine dell'era Dunvalder. Se osserviamo il Castel Tirolo, il mastio, cioè una parte del castello, risale ai primi anni del XX secolo, una costruzione del XX secolo, e c'ha anche la sua logica che questa parte è quasi predisposta a conservare, diciamo, il percorso attraverso la storia del XX secolo legato qui alla nostra zona, all'Alto Adige Südtirol. Per il prossimo anno a Castel Tirolo sono in calendario nuovi progetti ed eventi di grande interesse, come spiega lo stesso Andergassen. Nel momento stiamo in un processo di aggiornamento nella presentazione che verrà fatto adesso nei mesi seguenti, che ha il compito di scrivere in avanti questo andamento storico che poi finirà come concetto nel master. Con la sua visione unica e personale di un museo, il direttore Andergassen ci riporta nuovamente alla normalità della vita quotidiana. Come contesto lo vedo inserito in un contesto regionale, perché custodire un piccolo giardino non è proprio un'arte, bisogna aprire sempre le porte, e questa posizione, diciamo, favorevole, noi possiamo guardare con facilità verso il sud e anche verso il nord. Siamo un punto d'incontro tra queste tante linee culturali che esistono in Europa, e bisogna giocare proprio questo
questo punto di incontro culturale anche a Castel Tirolo. Il museo lo vedo specialmente sotto questo punto di vista come incontro culturale che ci rende felice.